Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, buonasera da parte di Andrea Longagnani per i più di Erlong. Questa sera siamo alla tappa del Giappone, consueta tappa in Suzuka, ma andiamo a presentare chi sarà con me questa sera. Ci sarà il buon Raffaele Lelli per i più Hiroshi. Buonasera Doc, buonasera chat, come di consueto fatemi sapere i volumi e insomma buon finale con la Prime, dai. E se c'è il buon Raffaele Lelli per i più Hiroshi che mi aiuterà in cabina di commento, come sempre abbiamo, è lui o non è lui, certo che lui, il buon Andrea Badolato in arte fitandre. Ciao ragazzi, ciao, buonasera. Ebbene, siamo arrivati come di consueto alla tappa del sollevante nel circuito, se lo vuole dire lei lo dica in questo momento, è l'unico circuito, caro Raffa. Mi sento potente con la conformazione ad otto. Ah, il buon Gianfranco Mazzoni si divertiva con questi aneddoti, infatti è l'unico circuito con la conformazione ad 8, in quanto c'è un sottopasso che va a raccordare poi diciamo la parte della 130R e tutto il resto, la casa triangle, la prima curva con il resto del circuito. Ma siamo diciamo quasi al termine di questa stagione di Prime League, ormai siamo arrivati a 12 gare completate all'interno del campionato, con un Crick che è sempre più leader diciamo della classifica dei piloti nel nostro campionato della Prime League. C'è un piccolo, diciamo, qui pro quo nella seconda posizione, ovvero c'è stato Rugio che ha sopravanzato River Marathon a 205 punti e 199 per River. In quarta posizione troviamo ormai ben saldo il buon Emis a 144, poi via via tutti gli altri. Per quanto riguarda invece la classifica del campionato costruttori, abbiamo 354 punti per la McLaren, 248 per la Red Bull e 219 per la Ferrari. Raffa, sono 106 punti e bisognerà iniziare a calcolare per quando la McLaren possa essere il campione costruttori della Premier League. Inclusa questa, 104 a disposizione per il campionato piloti, 44-88, 176 in teoria per il campionato costruttori. E se non vado errato, c'è da fare qualche conto, forse è già campione, che ha almeno un centinaio sul secondo, credo un 150, la rimandiamo al volo la classifica, tra poco insomma la recuperiamo. Quella per il costruttori, insomma, abbastanza già chiuso, non me ne vogliano le Ferrari, ma con Naspaz e Ruggio non credo possano riuscire a chiudere questo gap, soprattutto nei confronti di Tartaruga e Crick, che si sono dimostrati la coppia sicuramente più prestante per questa Premier League. Red Bull, che ormai giocherà solo con una punta in F1 Italia Robby, visto il ritiro dal campionato da parte di River Marathon, l'ha ufficializzato ieri, per motivi familiari è costretta a dover saltare queste ultime 4 gare stagionali, 4 gare che offrono quindi per il campionato piloti invece 104 punti. Ad oggi ne ha 54 Crick di vantaggio nei confronti di Ruggio, ciò significa che Alonso vince se, per farci del male, Crick vince se, questa sera vince e Ruggio fa dalla seconda posizione in giù, poiché se Crick prende 24 punti questa sera chiude i giochi. Assolutamente, perché ovviamente mancheranno dopo questa 4 gare, quindi sostanzialmente ci sarebbe 4. Dovrebbe essere a Roma. Dopo questa mancano tre. Ah, ne mancano tre, bene, benissimo. Sì. Quindi tutto sommato siamo già in dirittura di arrivo. Comunque vediamo, perché in questo momento abbiamo un Emis a 10 minuti e mezzo dal termine delle qualifiche, in prima posizione con un 28-304, quindi pole position per lui, seguito da Rugio in 1-28-9, poi 29-7 per Black Biagio, 29-9 per Ezio e via via tutti gli altri. Caro Raffa,
un circuito che se siamo, cioè se ci aspetta il Qatar, che è la novità all'interno della Formula 1, un circuito che a parte una breve parentesi in cui c'è stato il Gran Premio del Fuji, è una tappa tradizionale per quanto riguarda la Formula 1, è cambiato pochissimo se non in nulla praticamente, ma è sempre stato un tracciato dove si passa poco con queste macchine, ma la, diciamo, lo snake è sempre molto caratteristico. Sì, insomma, Suzuka tracciato sempre per restare in tema Mazzoni, dove la Honda effettuava i suoi test, e in particolar modo, insomma, forse credo solo le vie di fuga alla 130R, non credo ci siano stati aggiornamenti o se, insomma, questioni di sicurezza, sebbene qui dove sta arrivando il rosso 93, sono sorpreso dopo quanto accaduto con Sainz nel 2021, se non vado errato, forse 2022, insomma, quella partenza sul bagnato con la vettura che è rimasta in pista e con il diluvio non si vedeva la vettura, la gru, insomma, il trattorino che era di nuovo in pista, immagini che fanno sempre male, soprattutto se poi si ripensa al 2014. Sono sorpreso, ecco, giusto che lì magari a livello di aggiornamenti, visto quanto è accaduto anche a Spa per questioni di sicurezza, la barriera non sia stata allontanata, ma deve esserci evidentemente un motivo. Per la 130R più di così non si può fare, poiché anche lo scorso anno nelle categorie propedeutiche, diciamo, motoristiche giapponesi, sempre per questioni di formula, è avvenuto un incidente con la vettura che ha scavalcato le barriere di protezione, anche le reti stile su a Silverstone, ed è finita nel tratto di tracciato che è sotto, dovrebbe essere Dagner 2 in quel tratto, e quindi, insomma, si può far poco, è un tracciato che ovviamente da guidare ai piloti piace tantissimo, e per le questioni, sì, le occasioni di sorpasso, è ben detto, offre poco. Curva 1, forse qualcosa verso la spun se si dà una manata di Hertz e si coglie di sorpresa l'avversario, ma per il resto c'è abbastanza poco da inventarsi. In realtà, diciamo, ok, curva 1, quando prendi bene la scia, esci bene dall'ultima curva, forse l'occasione più nitida di sorpasso ce l'hai proprio dove sta arrivando adesso Crick, in uscita dalla 130R, poi la staccata della Casio Triangle, diciamo che forse è la più nitida di tutte, dove c'è effettivamente una staccata che ti può portare a staccare più forte del tuo compagno. Poi anche lì devi essere molto molto bravo, diciamo, a dosare l'acceleratore in uscita dalla chicane per cercare di evitare un controsorpasso e quindi un incrocio da parte del tuo rivale che stai sopraggiungendo in quel momento. Siamo arrivati, ci sono intanto delle bandiere gialle e quindi non vorrei ci fosse qualcuno magari, sì, infatti c'era, mi pare, il rosso, Alex Pilotino. Sì, nello Snake fermo. E quindi bandiere gialle per quello, diciamo, è uscito adesso Crick, ha fatto 28.6, quindi già un grande solco scavato da Emis in 1.28.3, mancano 6 minuti e 55 al termine, sicuramente faranno ancora, penso, uno stint quasi tutti di qualifica, vediamo chi ne azzarderà due, anche perché qua è vero, la chicane è molto breve, però farti tutto il circuito, diciamo che è molto difficile, ecco, soprattutto per fare due stint ancora quando mancano 6 minuti. 28.4 intanto da parte di Tartaruga, così che almeno porta la seconda McLaren e addirittura va a togliere dalla prima fila il buon Crick. È grande Tartaruga, l'abbiamo visto quasi sempre andare molto molto forte, però non è riuscito quasi mai a concretizzare, caro Raffa, anche settimana scorsa gli manca ancora qualcosina, certamente che rispetto con ovviamente tutti i se e i ma del caso, rispetto alle altre squadre è sicuramente una delle compagini più complete. Intanto 28.0 da parte di Emis, quindi ritocca la pole position il pilota dell'Alpine, come dicevo, per concludere il discorso McLaren è la compagine più completa e parlano i punti, ecco, proprio per la scuderia di Woking. Intanto 28.0, 28.3 fatto da Ruggio, va a sopravanzare Tartaruga, quindi si va a prendere di nuovo la prima fila
E vedremo allora a questo punto se Upip o magari VPR Giuliano, che è al debutto all'interno dei campionati di Formula Italian Team, ovvero in Prime League, e quindi vedremo se potrà magari fare qualcosina per andare a rendere un pochettino più, a mettere un po' di pepe un po' su questo finale di campionato con Creek, che in questo momento si trova in quarta posizione. Indietro intanto poi troviamo Roby in settima posizione, ottavo Black Biagio, nono Tex, decimo Ezio, undicesimo il Rosso, che prende il posto di Gilles, il buon Max Basile, che salutiamo. Intanto salutiamo tutta quanta la chat che inizia a popolarsi, e poi Naspaz in dodicesima posizione e ultima posizione per Alex Pilotino. Raffa, sì. Sì, prego, prego. Dica. Ovviamente hai davvero ben detto per quanto riguarda Giuliano, bello vedere carne fresca tra virgolette in Prime, ufficializzato in Assi, il Rosso 93, che lo ritroviamo dopo il finale della stagione della scorsa annata. In pista anche Black Biagio, sempre dalle wildcard, la lista disponibile che dei piloti che possono correre in Premier League. Buonasera ovviamente a Giuliano, Antonio. Giuliano ci domandava i punti in classifica. Essenzialmente guardiamo la lotta lì davanti tra Crick e Ruggio, separati a 54 punti in favore dell'alfiere McLaren. Tutti gli altri tutto sommato sono abbastanza staccati anche per la zona final. Semis può comodamente difendere la sua posizione. Tartaruga, se riesce a cogliere una cinquantina di punti, potrebbe giusto scavalcare River per insomma puntare al terzo o quarto posto nella classifica finale, ma diciamo nulla di troppo empatico considerando l'effettivo ritiro da parte di River Marathon. Buon tempo da parte di Black Biagio, che lo ricordo anche l'anno scorso in Pro League non andò male, almeno era stabile sui suoi ritmi, quindi buona la qualifica per il momento per Biagio, forse una delle sue migliori in questa stagione difficoltosa in Premier League. Intanto c'è Roby che sarà il primo a completare l'ultimo stint. Oh mamma Black Biagio, oh mamma, mamma mia, stava rientrando, ha pizzicato il cordolo dell'ultima serie, dell'ultima curva a sinistra che porta poi alla Dunlop, e purtroppo fortunatamente è riuscito a toccare il muretto con la posteriore, quindi non ha rotto nulla. Sicuramente gli ha fatto perdere qualche secondo prezioso per poter poi andare ai box e tentare di fare un ultimo giro per la sua qualifica. Come detto, sarà primo ovviamente Roby a effettuare l'ultimo stint puntare magari a qualche posizione in più. Poi abbiamo Tartaruga che è uscito, sono usciti sia Naspaz che Alex Pilotino, vedremo quando usciranno a questo punto sia Emis che Ruggio. Emis sicuramente a 3 decimi di vantaggio nei confronti di Ruggio, vedremo se riuscirà a ritoccare ulteriormente il tempo o se Ruggio riuscirà a prendergli la posizione. Intanto vi annuncio già che se nel caso, ovviamente ci sono poche zone di sorpasso, e l'altra volta vi è piaciuto un po' questo salottino, quindi magari avevamo parlato di livre, adesso possiamo parlare di test. Andre, una staffilata te la tiro subito, sembra andare tutto bene in casa Ferrari. Sì, sì, guarda, lasciamo perdere, perché in questi anni quante volte durante, diciamo, i test ci si è presentati con grandi e buoni propositi, e poi quindi direi che contano ben poco, quindi a mio avviso, poi per carità, credo che la Red Bull si stia nascondendo, però vedremo. Una Red Bull che è partita quindi per fare il giro, l'ultimo giro di qualifica con Roby, che in questo momento va un po' lungo nella serie dello Snake. E difatti ha preso un po' di sporco, molto sottosterzo qua, prima di andare su verso la Dunlop e poi le due Degner. Ci arriva in questo momento, curve molto difficili, dietro di lui sta arrivando Tartaruga, vediamo come sono i suoi parziali. Arriva adesso alla fotocellula del T1 in 85 millesimi più veloce del giro precedente, quindi tutto sommato in linea rispetto al giro in 28.4. Sono usciti tutti intanto dai box, tranne Black Biagio ovviamente e Tex, un po' largo in uscita dall'airpin, e poi si vola in pieno e si va verso le due spoon, curva a cucchiaio come diceva il buon Mazzoni. Questa sera diciamo che lo nomineremo parecchio.
vola verso la 130R. Qua non c'è, non è zona di DRS, 113 millesimi più veloce del suo precedente tempo nel secondo settore. Arriva alla staccata della Casio Triangle, vediamo come lo, come riesce a effettuare l'uscita da qui, ed è molto molto bene, molto fila via il buon Tartaruga. Fa 28,4, migliora di qualcosina, ma rimane in terza posizione. Sta arrivando Ruggio, che migliora di 99 millesimi, sta migliorando di 200. Deve ancora arrivare l'Alpine di Emis. È molto sporca, sta andando molto piano. L'Alpine di Emis, ci sono in sequenza Ruggio e Crick. Crick che ha trovato in uscita dalla Dunlop la carcassa della Aston Martin di Upi, perché ha fatto un errore simile a quanto accade a Dovi Power, se non erro, nella Sport League del 2019. In quelle condizioni, tuttavia, diluviava. E quindi, forse Crick, una piccola incertezza, credo avrà parzializzato di qualcosa sull'acceleratore. Ma vediamo dai tempi, che almeno lì segna il 31,4, record nel primo settore contro il 31,5 di Ruggio. Attenzione, arriva Ruggio in 245 millesimi tolti dal T2, fatto segnare in precedenza. Intanto Emis si era fermato, il pilota dell'Alpine, quindi non farà l'ultimo tentativo. Arriva in questo momento Ruggio all'ultima curva, vediamo, 28, 277, un T3 non eccezionale, lo porta a migliorarsi di poco. Arriva Crick, 27, 811, grandissima prova di forza di Crick, che toglie quasi un secondo dal suo precedente giro e va a prendersi una pole position di forza, e soprattutto toglie dalla prima fila il suo diretto rivale per il campionato. Anche se Ruggio ha fatto sfoggio di qualche partenza buona, e quindi vedremo se riuscirà ad azzeccarla anche adesso. L'ultimo ovviamente che sta percorrendo è VPR Giuliano, che è andato ai box. Non era male, e direi che la qualifica termina qui. Accusava due decimini dal tempo di Crick, segno che insomma era ancora in lotta per la prima fila, se questi due decimi non sarebbero peggiorati nel proseguo della tornata. Insomma, per Crick è passato con 7 decimi al T2, mi aspettavo un tempo addirittura un 27 basso per demoralizzare tutta la concorrenza, invece più contenuto il distacco rispetto alla carovana della Prime. E quindi la classifica è presto fatta, con Crick e Emis in prima fila, seconda fila per Ruggio e l'altra McLaren di Tartaruga, terza fila, in quinta e sesta posizione per Black Biagio e Upip, poi settima e ottava posizione per Giuliano e Robby, nona e decima il Rosso e Tex, undicesimo Ezio, dodicesimo Naspaz, ultima posizione per Alex Pilotino. Tutti dalla quinta posizione in giù, tutti sotto al muro del 28, e c'è quasi una griglia molto scaglionata, in quanto è vero Crick ha fatto 27,8, però poi tutto sommato fino alla quarta posizione abbiamo i piloti in 6 decimi, e poi in realtà non c'è tutto questo distacco per il centrogruppo, perché abbiamo Black Biagio in 28,9 in un secondo e uno, e poi via via fino a Robby arrivare a un secondo e 8, tutto sommato sono tutti molto vicini, addirittura tra il Rosso e Tex ci sono 40 millesimi e tra Tex ed Ezio ce ne sono 18, quindi un centrogruppo molto molto compatto. Vedremo come si svolgerà poi la gara a questo punto, con i piloti che ovviamente, come ricordiamo, dovranno andare a appunti, cioè se vorranno andare a punti dovranno classificarsi nei primi 10. Beh, sì, è un po' lo spirito della Prime, le varie scaglionature nel gruppo. È normale che comunque chi si gioca il titolo, insomma, allenandosi, i tempi inesorabilmente si vadano ad avvicinare anche ad una zona centrale. L'abbiamo vista negli anni passati con la Sport League, quindi la categoria superiore al 50% per i primissimi della classe, che poi negli ultimi anni non hanno nemmeno sfigurato in occasione delle Fit Finals, nonostante il format che una sera aiuta, diciamo, chi è abituato al 50, chi invece è abituato al 100, insomma, variegato, che vedrà sfidarsi i primi 4 o 5 classificati dei 4 campionati targa di Formula Italia Team. E ci domandava Antonio Giuliano, sempre dalla chat, perché forse deve fare 10 Ruggio per essere campione Crick. Essenzialmente Crick, se vuole vincere questa sera, deve prendere 24 punti a Ruggio, ciò implica un nono posto in giù per Ruggio e la vittoria obbligatoria per Crick. Non credo ci siano, insomma, troppe possibilità che ciò accada, a meno di
un Senna Prost al triangolo, ma insomma, non credo, ragazzi, si sono rispettati molto. No. E Ruggio, tra l'altro, ci ha detto la scorsa settimana che comunque è carico e vuole portarlo avanti fino alla fine. Assolutamente, poi lo abbiamo anche sentito dire che il volante di Crick era in serio pericolo, quindi c'è anche molto gaudio a livello di post-gara per i piloti della Prime League, però diciamo che allora è normale che se andiamo a vedere poi partiamo con la telecronaca del GP, perché stanno per partire con il giro di formazione. Dicevo, è normale che se andiamo a vedere a livello di risultati, Crick ha vinto 8 gare di 13 disputate e uno dice a 259 punti può star tranquillo, però tutto sommato Ruggio non ha poi così sfigurato, sì ne ha vinte 6 in meno, però è arrivato sempre, quasi sempre a podio, quindi è stato molto costante Ruggio e con le stesse identiche gare completate tutte e due. La media risultato di Crick fa spavento, perché 1.83 vuol dire che arriva un primo o secondo, e tutto sommato neanche Ruggio 2.67, cioè è stato un campionato in cui, per come guidava Crick, ti aspettavi che lo vincesse magari alla dopo che mancavano 5 gare, e in realtà Ruggio piano piano è riuscito a portarla sempre più in là. Deve fare qualcosina, sicuramente Crick può stare tranquillo, un po' più tranquillo, però ecco, Ruggio è stato molto molto bravo. Ci si aspettava forse qualcosina di più da Emis, però i problemi in trazione che lo hanno attanagliato da sempre praticamente, purtroppo ha portato a casa, o sta portando a casa, un buon quarto posto. E pensavo che Crick, credo che sì, la gara che ha fatto sembrare Crick troppo fuori categoria è stata Spagna, ma come detto, perché l'ho vista da esterno, da spettatore, non c'ero a commentarla, e lì è stato veramente impressionante. Ha pagato, diciamo, l'unico zero sfortunoso in condizioni miste in Olanda, e forse Silverstone, dove in alcuni frangenti tra virgolette ha perso la testa. Tuttavia Ruggio, vedendo per montare il video delle 200 gare di Robby, Ruggio è sempre stato nelle zone alte della classifica. A centro gara faceva un errore, un testa coda, finiva ottavo, decimo, risaliva e andava a podio. Quindi se Ruggio riuscisse ad evitare quell'errore a centro gara, ma può capitare ovviamente, la Prime riserva anche questo fil rouge di inaspettatezze proprio quasi ad ogni giro, insomma. Assolutamente, intanto i piloti stanno sopraggiungendo sulla griglia di partenza con Crick, che andrà a prendere la prima casella, e sarà sicuramente sul lato pulito. Adesso facciamo un po' di telecronaca come nel reale, sicuramente partirà meglio perché sul lato pulito, Emis è sul lato sporco. Oh, eccolo lì, squalifica perché è niente. Ma si può implementare, magari Verstappen sbaglia, si può avere nella realtà. Comunque per una volta delle telecamere messe bene in partenza, bellissimo. Assolutamente. Davanti. Assolutamente. Intanto facciamo un po' di telecronaca per le gomme, ovvero gomma soft per Crick, Emis, Upip, Tex e Ezio, tutti gli altri su gomma gialla, mentre si sta per partire con il Gran Premio del Sollevante in quel di Suzuka. Attenzione perché i semafori si spengono e partono le vetture, con buono spunto subito da parte di Crick. È partito malissimo Emis, quindi Ruggio va a prendersi subito la seconda posizione. Emis perde due caselle contro due piloti che hanno gomma media, quindi attenzione perché Crick potrebbe subito scavare un solco importante contro gli altri che hanno una copertura un pochettino più dura, e quindi vedremo come gestirà la gara a questo punto il pilota della McLaren, se vorrà scappare subito via o vorrà tenere un pochettino più viva la competizione con Ruggio. Sarà anche importante capire come le gomme medie riusciranno a prestazionare nel breve termine e soprattutto sul lungo, anche per vedere se effettivamente faranno un media soft oppure un media hard. Vedremo. Qua mi ricordo, caro Raffa, che l'anno scorso si consumavano parecchio le gomme. Io sono quasi commosso. Primo giro con le telecamere perfette, permette di apprezzare il posizionamento quasi di ogni vettura. Abbiamo intravisto sullo sfondo tra curva 1 e 2 un leggero contatto tra Tex e forse Ezio,
e Contex che è finito in semi-testa coda e comunque riuscito a ripartire. È davvero una bella partenza, quasi un leggero contatto alla 2 tra Tartaruga ed Emis, un Marbles che è volato via, sembrava addirittura un dettaglio dell'ala. Dentro Upip intanto, primo sorpasso della gara alla 130R nei confronti di Black Piaggio, che tenta di rispondere, invece no. Upip che tra l'altro ha avuto una posizione di parcheggio davvero accentuata con il posteriore della sua Aston Martin, che era tutto puntato verso sinistra, mentre il Muso che puntava al centro tra le due file che gli partivano davanti, magari nella speranza di approfittare dell'incertezza di qualche pilota davanti a lui. Tutto sommato solo Emis, per evidenti limiti che anche lui più volte ci ha raccontato, ha avuto una partenza non delle migliori. Arriva al sorpasso intanto alla 1 tra Ezio e VPR Giuliano, con Ezio che porta a casa un altro bel sorpasso per la causa Aston Martin, prima alla 130R ed ora dentro alla 1, davvero non male. Assolutamente, intanto là davanti è già andato via il buon Crick con Ruggio, che sta cercando di mettere un po' di gap nei confronti di Tartaruga per evitare di dargli il DRS nell'unica zona che c'è, ovvero nel rettilineo di arrivo o di partenza, scegliete voi, sono punti di vista. Emis tutto sommato rimane lì dietro, deve sperare che Ruggio riesca a mettere almeno un secondo nei confronti di Tartaruga per avere almeno una possibilità di sorpasso per il pilota Alpine nei confronti della McLaren. Ci sta arrivando adesso la grafica delle strategie soft, media o soft hard, non hanno preso in considerazione la parte del gioco che quasi metà griglia parte su gomma media, quindi molto molto bene anche per quanto riguarda le grafiche. Ma a questo punto io credo che i piloti, vedremo se Crick ci smentirà, faranno un soft media. Intanto attenzione, perché il rosso passa anche lui alla 130R nei confronti di VPR Giuliano, che sta perdendo un po' di posizioni. Peccato per il pilota Alfa Tauri, che come detto questa sera sta debuttando nei campionati di Formula Italian Team. Intanto là davanti un secondo e mezzo sta scavalcando un pelo di... un po' di solco tra lui e Ruggio, il buon Crick, e stessa cosa sta facendo, ovvero il pilota della Ferrari, con un secondo di vantaggio, anzi 1 e 2, quindi un po' di difficoltà nello snake per il buon Tartaruga, che si vede incalzato da vicinissimo nei confronti di Emis. Vedremo, mamma mia, arriva molto molto vicino qui, quindi vanno su verso l'airpin, vediamo se potrà tentare un attacco. No, è molto distante Emis in questo momento, vediamo se riuscirà a trazionare bene per poi magari preparare un attacco alla staccata dal caso triangle. Ma a questo punto penso che nella sua testa si sta già lanciando diciamo per uscire bene dall'ultima curva e cercare di portare l'attacco al pilota della McLaren. Prende tanta scia qui, attenzione, perché vediamo se tenterà subito il sorpasso. Molto saggio Emis in questo momento, addirittura parzializza per non andare a passare il pilota della McLaren. Vediamo se a questo punto uscirà bene dall'ultima curva, frena prima per tentare di preparare meglio l'uscita. Va a questo punto a scendere verso il traguardo, vediamo se riuscirà ad attaccarlo. Penso proprio di sì, è uscito molto molto bene il pilota della Alpine, va a prendersi la terza posizione. C'è stato forse un contatto tra il rosso e VPR Giuliano, perché il rosso è uscito lentamente dalla casa triangle. Oh, attenzione, perché c'è un free wind tra Alex Pilottino, che va a passare in Aspaz, che si era un pochettino, diciamo, impaurito per quanto riguarda il rosso, e quindi ne ha approfittato proprio Alex Pilottino andando a prendersi la decima posizione. È ripassato intanto Biagio nei confronti di Upip, una lotta che abbiamo seguito in sequenza con quanto stava accadendo con Emis e Tartaruga. Davvero che bella Prime in questi primi giri, con tanti bei duelli, tutti puliti, e... mi sento davvero di fargli... pardon, mi sento davvero... quasi la morte, è il freddo, l'inverno è arrivato oggi a Rieti, scusate. E dicevo, davvero fortissimi complimenti, in particolar modo anche al passo di Ruggio, perché lì davanti Crick sta andando via, ma con la rossa, e penso si sia magari calmato in questi primi giri dopo aver ricevuto un avviso alla seconda tornata, per magari anche gestire questa gomma rossa, non strapazzarla troppo. Assolutamente, è la cosa molto... quella che, diciamo, la cosa che salta più all'occhio è quanto Emis non riesca a staccare Tartaruga e a riprendere un po' di contatto con
Mamma mia, com'è arrivato totalmente di traverso tra la penultima, tra la terz'ultima, l'ultima curva, in mezzo alla casa triangle. È riuscito a tenere il posteriore bene o male in carreggiata. Forse uno spauracchio per quanto riguarda Emis, ma soprattutto per quanto riguarda Tartaruga, che se l'ha visto quasi girarsi lì davanti a sé. Quindi diciamo anche qua attenzione al posteriore, al buon Emis, che ne ha sofferto parecchio negli ultimi due anni. Ma piano piano ricucendo, rugio su Crick, un secondo e mezzo, era arrivato a un secondo e sette il distacco nei confronti del pilota McLaren. Vediamo se si accenderà un pochettino. 1 e 3, attenzione, perché sta andando molto forte il pilota numero 42, e sta piano piano andando a ricucire quello che Crick aveva messo in questi 5 giri. Vediamo. Upip intanto sta perdendo contatto purtroppo con Black Biagio. Black Biagio che piano piano sta risalendo nei confronti di Tartaruga Emis. Quindi un podio che potrebbe essere molto molto combattuto, soprattutto da un paio di piloti. Quindi vediamo se riusciranno a a finire così, soprattutto la gara, con un bel duello. Certamente la pista più sconsigliata per andare a giocarsi un podio se sei quinto, ecco, in quattro. Quindi bisognerà dirglielo poi magari ai piloti della Prime di magari giocarsela in Qatar oppure ad Abu Dhabi. Vedremo. Là davanti continua l'elastico, 1 e 6 per Crick, poi si riavvicina Rugio nel primo e nel secondo settore. Forse sta iniziando ad accusare qualche problema di surriscaldamento degli pneumatici, una soft che non è sempre stata quest'anno una grandissima gomma per la gara, non lo è ormai da quasi 1-2 anni, da quando sono arrivate queste coperture da 18 pollici. È difficile tenerle nel range di temperatura ottimale, caro Raffa. Assolutamente sì, e anche stasera non mi sento dire che stia pagando, perché ha dato 3 giri di prestazione, poi il carico del carburante l'ha bruciata essenzialmente, e mano a mano i piloti con la gomma rossa stanno soffrendo. Lo stesso Emis ha avuto quello sprint nei primi giri, è Tartaruga per difendersi ha dato più hertz, è andato in deficit, ha subito il sorpasso. Crick, diciamo, si è messo sul ritmo comodo. Upip, Robby e Ezio, tra virgolette, navigano. È andato in box invece il Rosso 93, deve aver avuto un contatto con Naspaz, perché era in lotta insieme al pilota Ferrari e Tex. Bello vedere Gaudio anche fuori dalla zona punti, erano tutti e tre in battaglia. E abbiamo visto anche una bella immagine con l'elicottero dall'alto, con Naspaz, è andato tutto sul muretto dei box per difendersi. Quindi bella lotta lì, però costretto il Rosso a fermarsi e a riparare la sua ala anteriore. E quindi quando siamo al settimo giro dei 27 previsti, direi di lanciare un pochettino un momento salottino, a meno che Tartaruga non vuole fermarci subito. No, Naspaz intanto è stato passato da Tex. Andiamo sul duello tra Naspaz e Tex, perché Tex esce molto male alla fine in uscita dalla casa triangle. Quindi in questo momento Naspaz può azionare il DRS. Vediamo se tenterà l'attacco il pilota della Ferrari. Forse un pelo più scarico il pilota della casa francese dell'Alpine, e non riesce ad impensierirlo. È anche un po' di lotta qua dietro, molto molto bene per i nostri alfieri della Prime League. Tanto dietro, anzi davanti, Rugio continua a fare un po' di elastico nei confronti di Crick. 1 e 2, ha perso, avevo visto, un secondo e mezzo all'airpin, poi in trazione è ritornato subito a 1 secondo e 2. Attenzione, perché potrebbe essere molto molto vicino alla zona di DRS. 1 secondo e 185 millesimi per il pilota numero 42 della Ferrari. E a questo punto iniziano i primi campanelli di allarme per Crick, se allarme si vuole dire, perché ovviamente, come detto, 54 punti di distacco, può anche cercare di amministrare quello che è la sua gomma e non lottare tantissimo con Rugio. Un Rugio invece che a sua volta dovrebbe fare l'esatto opposto di Crick. Dietro
sono tutti molto distanti. L'unico, come sempre, è appunto Tartaruga, che è molto vicino a Emis, un Emis che è sceso a 3 secondi e 2 di distacco da Rugio, e un Black Biagio che sembrava poter arrivare nei pressi di Tartaruga, ma risulta in questo momento a 2 secondi e 4. Un peccato, vediamo se cercherà di ricucire nei confronti di Tartaruga, che ha la sua strategia. Attenzione anche a la strategia che farà Crick, perché in questo momento avrà tanta gente davanti, Raf. Sì, il fatto che la Prime, diciamo, sia stata meno rocambolesca in questi primi giri apre finalmente al discorso problematico di effettuare una sosta in anticipo se si calza un pneumatico più morbido rispetto al tuo rivale, ovvero quello del traffico. In tutte le altre gare di solito il gruppo era spesso frammentato, il ritmo di Crick era decisamente più imponente. C'erano anche, diciamo, meno carte. Questa sera abbiamo un Upip e un Biagio in più che si stanno dimostrando con un ritmo quantomeno nella norma, e quindi saranno poi un ostacolo in una pista dove non è facilissimo sorpassare. Quindi è finalmente un bel GP, e dice, per carità, gli altri sono stati belli, però per questioni, diciamo, esterne, le safety car, la pioggia, questo è sul cronometro, come una fantomatica Premier League in Francia del 2019, una lotta bellissima tra Speri e Lopez che sul cronometro che si malmenarono. Comincia intanto ad ondeggiare Emis, che si vede attaccato a Tartaruga, sì, va dentro Tartaruga, parzializza anche Emis, mi sento dire che qui ha lasciato strada, complice anche, immagino, il primo pesante calo della gomma rossa. Assolutamente, è stato molto bravo a capire che in questo momento Tartaruga ne ha sicuramente di più e che forse la sua gomma inizia a salutarlo. Credo a questo punto che a breve vedremo i primi pit stop, forse verso il decimo, undicesimo giro inizieranno ad andare i box. Intanto attenzione Tex, perché va ai box lui, non cambia l'ala, ma mette gomma hard. Mette gomma hard Tex, e quindi attenzione, perché potrebbe essere un primo spoiler per quanto riguarda la strategia. Vedremo se a questo punto uscirà anche il buon Emis, scoprirà le sue carte e andrà ai box al prossimo giro. Sembra in deficit Crick, era arrivato a un secondo e uno Ruggio, poi ha messo un piccolo errore all'airpin, ma soprattutto dall'onboard di Ruggio abbiamo apprezzato il fatto che l'indicatore LED posto sotto l'ala posteriore della McLaren di Crick sta lampeggiando, segno inequivocabile che è sotto il 10% per quanto riguarda l'ERS, su una pista dove, un po' come Singapore, non è facilissimo recuperarlo. Per carità, se si sta buoni e non si spamma si può fare, però insomma, se si troverà a pista, diciamo, con le ali tarpate, che dovrà effettuare dei sorpassi, non avere ERS sicuramente non sarà un aiuto per il leader della classifica. Quello che mi sento di dire in questo momento è che Ruggio potrebbe stare anche tranquillamente a un secondo e due senza dargli sotto col DRS, anche perché la gomma soft in questo momento è sicuramente in difficoltà. Emis tutto sommato sta reggendo il passo di Tartaruga, che non sembra, diciamo, avere quel quid in più con la sua gomma media, e Ruggio potrebbe tranquillamente stare lì vicino e mettergli un po' di pressione. Attenzione, perché ha sbagliato Degner 2, ha sbagliato Degner 2 Crick, infatti si è avvicinato tantissimo Ruggio, 1 secondo 83, 1 e 18, vediamo se in trazione riesce a prendere un pochettino più. Invece no, ha trazionato benissimo Crick con gli ultimi brandelli di gomma che gli rimangono. A 24 secondi di vantaggio su Ezio, quindi credo uscirebbe lì in zona. Non so il tempo preciso per la sosta, però insomma la pit lane qui è sì abbastanza breve, ma il rettilineo principale insomma non permette di tagliare, insomma, l'ingresso in pit lane né di tagliare in uscita, quindi penso saremo sempre intorno ai 22-24 secondi. C'era una bandiera gialla molto sospetta, però è stata subito tolta, forse un piccolo errorino appunto di Ezio. Però forse quello che gli sta gli andrà diciamo a favore al buon Crick è che i piloti, infatti Emis ai box, come stavamo dicendo, come stavamo intuendo prima, ha pittato Tex, in questo momento pitta il buon Emis che andrà a montare gomma media. Quello che tra virgolette può aiutare il buon Crick, che i piloti che gli sono all'interno della, cioè davanti alla finestra del pit stop, sono quasi tutti su gomma soft,
e quindi si toglieranno un pochettino da mezzo e potrà avere pista libera per andare a spingere. Per me sta aspettando, sta allungando questo stint, sta soffrendo con un'usura che è arrivata al 60%, abbiamo avuto il compare con la grafica targata Codemaster, 60 per Crick, 40 per Ruggio, sta soffrendo, ma per andare anche lui sulla hard ed avere la stessa gomma di Ruggio è o un giro prima o un giro dopo, quindi sta stringendo i denti semplicemente. Ruggio forse dovrebbe forzare in questo momento per poi sorprenderlo e andare prima lui ai box, poiché ormai è palese che Crick vuole andare sulla stessa strategia di Ruggio, stressando di più questo pneumatico. Non sta in pista, l'abbiamo visto qua alla spun, tanto sottosterzo per il pilota McLaren. Vediamo se a questo punto tenterà l'attacco, perché è molto vicino, va verso la 130R, passa la 130R, arriva alla Casio Triangle, tira una gran staccata a Crick, vediamo se riesce a preparare meglio l'uscita, forse qua un po' largo. E infatti Crick si toglie e va ai box. In questo momento avrà pista libera e DRS per il pilota della Ferrari, quindi potrà iniziare a ragionare in termini di overcut con Crick che va a montare, sì, va a montare gomma se media, se andasse sulla dura, e quindi quella cosa che ho detto prima salta totalmente, poiché mi aspettavo anche chi fosse partito sulla gialla andasse sulla dura, e invece Ruggio adesso è chiamato a sfruttare questa gomma per poi andare sulla rossa. Vediamo, pista libera per Crick, il primo che incontrerà sarà Black Biagio, ma è a 12 secondi e 9, 13 secondi, Emis è lontano 6 secondi e mezzo nei confronti di Crick, adesso arriva 5-7 il distacco, quindi pista libera per il pilota della McLaren, vediamo allora, perché se loro hanno montato gomma media, a questo punto sia Black Biagio che Tartaruga che Ruggio andranno verosimilmente su una gomma soft. Eh sì, per forza, non avrebbe senso insomma fermarsi ora e andare sulla dura. Hanno pittato al giro 12 andando in difficoltà col carico di carburante, tra tre giri verosimilmente vedremo i piloti sulla gomma media andare a effettuare il pit stop e fare la consueta strategia differenziata. Non ha particolarmente pagato l'undercut da parte di Emis, che era all'incirca sui 3-4 secondi al massimo nei confronti di Crick, dopo la sosta si è ritrovato addirittura a 6, non è finito nel traffico, quindi forse o non si è trovato con questa gomma o effettivamente l'undercut non è stato così potente, sicuramente lo sarà quello di Crick nei confronti di Ruggio. Adesso al prossimo giro in realtà vi daremo i tempi tra i due piloti, sicuramente la gialla di Crick è molto più in vita rispetto a quello che calza la Ferrari numero 42 di Ruggio. Sicuramente, intanto vi farò notare quando arriverà all'ultima curva, il buon Ruggio fa una traiettoria stile Formula 1 2020, quando c'era quel dosso incredibile all'interno dell'ultima curva, che faceva prendere molti spauracchi, specialmente con il muretto dei box lì vicino, quindi adesso appena arriverà ve lo faremo vedere, anche per controllare il giro che sta facendo il buon Ruggio. Tanto Robby è molto molto vicino a Upip, non riesce ad attaccarlo il pilota della Red Bull. Eccolo qua, Ruggio sta passando sulla seconda fotocellula, vediamo. In questo momento 8 decimi di svantaggio dal suo personal best, ovviamente dopo 13 giri di gomma gialla. Arriva adesso la Casio Triangle. Mamma, attenzione a prendere quel... Oh, vai box Ruggio. E attenzione, allora gialla. Scusate, bianca. Sì, va a montarla bianca. Tanto valeva forse fermarsi uno o due giri fa, o almeno seguire Tartaruga. Crick. Crick. Attenzione, sta sopraggiungendo adesso 38 per Crick, e infatti passa davanti, ha fatto un undercut pauroso. Perché... ho la sensazione che si sia bruciato la gara al muretto, a meno di un crollo palese della gialla di Crick, ma vedendo quanto fatto da Ruggio non mi sento di dire che Crick avrà troppe difficoltà. Assolutamente, poi con questa bianca vedremo, anche perché è entrato due giri dopo che Crick mettesse questa gialla, e quindi la gialla
verosimilmente riuscirà ad andare fino in fondo. Vediamo, una strategia molto conservativa da parte di Rugio, una strategia conservativa da parte del pilota della Ferrari, dove deve in questo momento cercare di prendersi qualche rischio in più. Infatti arriva lunghissimo, deve mettere in temperatura queste gomme, difficilissimo, sta perdendo tantissimo nei confronti di Emis, che gli sta arrivando a un secondo e mezzo. Robby che insegue Upip e Giuliano. Sì, un Robby molto molto sugli scudi in questa seconda parte di gara, quando ha messo questa gomma hard, questa gomma media. Oh, con Upip che cerca di andare all'esterno, attenzione, verso... Questa è la 230R, sì, giusto? E all'esterno della 230R va a fare il sorpasso, poi va a prendersi l'interno nei confronti di VPR Giuliano, e va a fare un gran sorpasso in un punto un pochettino scomodo, tra virgolette. Sì, atipico, soprattutto perché insomma la carreggiata è abbastanza stretta qui a Suzuka, quindi la barriera, la ghiaia lì sull'esterno si avvicina rapidamente e le velocità sono altissime. Robby all'interno tira la staccata nei confronti di VPR Giuliano e va a prendersi la settima posizione. Vediamo, VPR Giuliano va ai box, andrà a montare gomma hard probabilmente il pilota della Alfa Tauri. Lui potrebbe montare gomma rossa, se no è il segno che la gara lì davanti è chiusa e sepolta. Assolutamente gomma rossa, okay. Gomma rossa per VPR Giuliano. Emis è arrivato a 9 decimi nei confronti di Rugio, che ha perso mezzo secondo in due giri nei confronti di Crick. Adesso avrà sicuramente questa gomma hard in temperatura, quindi riuscirà a fare qualcosina di più, però come detto dovrebbe iniziare a prendersi dei rischi il buon Rugio. Una strategia così conservativa non ti permette in questo momento di andare a riprendere Crick, per quanto magari possa avere un buon passo, perché comunque adesso 4 secondi e 7 sta un pochettino dando giù di ersa anche il buon Rugio. Tartaruga specialmente per... sono difficili da decifrare. Ok, vogliono anche loro andare sulla rossa, ma quando? Alla prima safety car o avere una rossa ultra viva? Io andrei a questo giro, anche perché vai comunque tutto sommato ad avere pista libera, però poi lo devi passare, Emis. Sì, anche perché adesso c'è abbastanza lontano da Emis, a 14 secondi Tartaruga di vantaggio su Emis, quindi ne ha almeno persi 8. Non ho visto benissimo quelle soste, ma penso che insomma, tenendo almeno 22 secondi di pit stop, in questo momento ne ha persi 8 oltre alla posizione. Beh, Emis era davanti, era dietro a Tartaruga, sì, quando è rientrato di 4-5 decimi, quindi vedremo appena esce. Chi sta andando forte è Rugio adesso, 4-2. Sicuramente Crick sarà quasi disturbato da Biagio, e quindi attenzione, perché potrebbe essere un buon ago della bilancia il pilota della Williams, a meno che non si fermi in questo giro. E se lo dovesse prendere ancora per un giro buono nello Snake, farà tanta difficoltà e sicuramente potrebbe far rientrare Rugio nei piani per la vittoria. Un secondo, se lo trova nel punto perfetto per prendere il DRS, sì. E se Biagio si ferma oppure andrà al sorpasso sul rettino principale. Ai box Tartaruga, vediamo. Ai box anche Black Biagio. E quindi niente, quindi in questo momento è definita, 17 giri di 27, 30 e 8 di Rugio, attenzione, giro veloce per il pilota della... largo, mamma mia che rischio per Crick, è arrivato larghissimo alla prima curva, ha completamente cannato il punto di corda, e bisogna stare attenti anche a prendere quel cordolo esterno, perché è facile girarsi. Chi ha ceduto di schianto è direttamente Emis, 2 secondi e 2. Anche Upip in questa sosta si è totalmente staccato da Biagio, era decisamente più vicino, adesso 14 secondi, nonostante insomma, lo stint antecedente è allungato tantissimo, e tant'è che si deve guardare da Robby da un paio di giri, quindi è davvero un peccato per Upip, che era partito con grande attacco nei primi giri. Sicuramente 10 secondi e 6 comunque Tartaruga
da Emis, quindi ha perso 10 secondi nei confronti del pilota alpino. Vediamo se la rossa tiene un secondo al giro di vantaggio. Assolutamente. Dovrebbe cercare di arrivarci, però poi lo devi passare Emis in una pista che sì, adesso hai gomma soft nuova, però quando lo prendi la gomma soft non riesce più a tenere, o meglio non ha più quel quid in più per riuscire a farti passare. Sì, dovresti fare la differenza nel T1 per magari tentare una mossa differente al tornantino eventualmente, ma altrimenti se viene poi risparmiato l'erso da parte di Emis è molto complicato attaccare verso la Casio Chicane o curva 1. C'è stato un errore di Emis, Errore di Emis, era bandiera gialla alla Casio Triangle e Emis che si è staccato 6 secondi e mezzo di distacco nei confronti di Rugio, e sicuramente Tartaruga quindi in questo momento vede di più il podio. Dietro intanto c'è un Robby che non sa più dove mettere le gomme nei confronti di Upip, sta cercando di passarlo in ogni dove, non ne ha sul dritto per tentare un attacco. Sarebbe una grandissima sesta posizione per lui, mamma mia. È un po' piantato Upip all'uscita della prima curva, Sì, anche magari ciò giustifica quella grande attacco nel primo giro, probabilmente un setup più scarico a questo punto. Robby che oggettivamente nel guidato, in questi ultimi giri li abbiamo seguiti, riesce a rimanere davvero sotto alla Aston Martin. Diventa molto plumbeo il cielo sul tracciato di Suzuka, sebbene dal live timing, adesso vado a dare uno sguardo che sia aggiornato, non dovrebbe essere prevista pioggia, no, rimarrà nuvoloso per la prossima ora, quindi semplicemente delle difficoltà per le temperature delle gomme, che tuttavia sono già abbondantemente calde. Non ci sono stati altri pit stop, fatta eccezione per il rosso che ha dovuto fare una sosta extra per il danno all'ala una decina di giri fa. Io voglio un meme, e questo lo dico a voi chat, a voi community di Formula Italian Team, perché se Rino Gaetano cantava "Ma il cielo è sempre più blu", il buon Raffaele Lelli per i più rosci ci dice che il cielo è sempre più plumbeo. 36 intanto giro veloce nei confronti di Tartaruga con questa gomma soft, con Robby che sta arrivando nei confronti di Upip, vediamo se riesce a uscire meglio nei confronti dell'Aston Martin, del pilota attualmente in sesta posizione. Non riesce ad avere lo spunto. Non riesce ad avere lo spunto. A questo punto penso proprio che Upip sì. Oh, lungo. Ma questo cordo lo l'hanno cambiato, però. L'anno scorso se ci mettevi solo una ruota andavi direttamente a cantare insieme a te, caro Raffa, nel Mar della Cina. Cioè, quello esterno in curva 1, dici? Poiché c'eravamo spostati dietro su Tex e Giuliano in lotta alla 130R. Diversi cordoli quest'anno hanno aggiornato, e anche insomma tutto il sistema della trazione è stata una delle cose sulla quale hanno più sponsorizzato. Nel primo trailer ufficiale del gameplay era la trazione più facile, non arrabbiatevi, visto gli anni passati, insomma, diciamo giocatori più casual, ma anche per carità sim driver o piloti professionisti hanno lamentato il fatto che nella realtà oggettivamente c'è molto più grip in trazione. Quest'anno sì, si è permesso tra virgolette un modello di guida più facile, che da un lato magari ai puristi o a chi vuole un gioco difficile no, ha fatto storcere un po' il naso, dall'altro invece ha avvicinato ancora di più le prestazioni nei campionati, ha permesso anche a piloti che non hanno troppo tempo per preparare un GP sul cronometro di stare lì. Poi le gare al 50 in corti più al 100% hanno fatto venire fuori quanto bisogna preparare la gara a livello strategico. Assolutamente. Intanto 2-8 tra Rugio e Crick, forse un Crick che in questo momento un po' di cliff della oh mamma, 3 secondi, oh mamma, 3 secondi, 3 secondi nel momento in cui non te lo aspetti. Crick fa forse uno dei suoi pochi errori che ha fatto in quest'anno, e a Rugio allora a questo momento sarebbe leader del Gran Premio di Suzuka, recupererebbe 7 punti nei confronti di Crick. Posso credere, testa coda di Rugio in uscita dalla spun. Ma allora alla rotta,
E poteva andare anche peggio. E dopo un colpo di scena incredibile, attenzione, perché potrebbe essere la sera in cui il caro Crick diventa campione Prime. Perché alla sosta, adesso per una ventina di secondi non credo andrà dalla nona posizione a scendere, ma comunque questa è una bella mano sul trofeo per Crick. Assolutamente. Nel momento in cui doveva stare tranquillo il buon Ruggio e continuare a fare la sua gara, commette un errore, va a mettere gomma soft, cambio ala per lui, uscirà davanti a Ezio quasi sicuramente. Mannaggia, che disastro. È un peccato. No, anzi, no. Attenzione, Upip anche lui in testa coda dopo aver subito il sorpasso da Robby. Attenzione a far manovra lì, perché il gioco è spesso sensibile con delle squalifiche in questo modo. Quindi Ruggio mantiene almeno la posizione nei confronti di Upip, che si è fermato davvero un metro e mezzo, insomma, dalla barriera che separa pit lane e pista. E anche qui altro testa coda in trazione, così come quello per Ruggio accaduto in precedenza alla Spoon. Un sali e scendi di emozioni in quel di Suzuka, una bella gara tutto sommato, con i piloti molto molto ravvicinati tra di loro. E nel momento, come detto bene da Raffa ad inizio live, anzi prima dell'inizio della gara, Ruggio ha sempre fatto qualche errorino che poi l'hanno portato in fondo al gruppo per poi recuperare. Adesso recuperare è difficilissimo, perché ha già 6 secondi e 4 nei confronti di Robby, e sicuramente col passo che ha Ruggio, non me ne voglia Robby, ma tra passo di Ruggio e gomma soft potrà andarlo a riprendere, anche se mancano 5 giri sarebbe una top 5 incredibile per Robby. Si può giusto sperare che accada qualcosa tra Giuliano e Tex, una virtual che magari invita Crick e Emis, o il gioco che la fa diventare safety car, ma altrimenti prendere 20 secondi a Biagio mi sembrano troppi in 5 giri dopo aver passato Robby, tra l'altro, quindi è lunga e molto difficile da chiudere. Sarà interessante vedere se Tartaruga riuscirà a concludere il distacco nei confronti di Emis per la prima doppietta McLaren, nonostante abbiamo tanto decantato questa coppia per il team inglese, non è mai accaduta, insomma, l'1-2 per Crick e Tartaruga. C'erano andati vicinissimi a Monza, ma uno sfortunoso drive-thru a Tartaruga all'ultima ripartenza alla safety car gli ha privato la possibilità di giocarsela in casa. Tanto 3 secondi per Biagio, e se questo lo vede Ruggio ce ne sono altri 22. Fa prima essere squalificato, mi sa che prende assolutamente altri 22. Assolutamente. Intanto là davanti c'è Crick con 9 secondi di vantaggio nei confronti di Emis, un Emis che sta tenendo tutto sommato un buon ritmo nei confronti di un Tartaruga che non è sembrato avere un passo un pochettino più brillante, perché è sempre rimasto tutto sommato su quella distanza nei confronti del pilota Alpine. E vedremo se a questo punto Tartaruga riuscirà ad avvicinarsi al pilota della casa francese. 1.7 anche Tex su Giuliano, quindi altra possibilità di lotta sfumata. Credo avremo solo forse Miss Tartaruga e Robby Ruggio, con Ruggio che è arrivato a 2 secondi, sicuramente prenderà il punticino per il giro veloce il pilota della Ferrari. Diciamo che per come si era messa, da sperare nel punticino ad avere quasi 25 punti certi, un gran peccato per Ruggio. 1.7 rimane Tartaruga nei confronti di Emis. Emis guadagna 2 decimi, ma dovrebbe prenderne 5, anzi 6 per il pilota Alpine. È un peccato perché classifica alla mano, per carità, era difficile già se fosse finito un Crick primo e Ruggio secondo, perché anche mentalmente arrivi da 54 a 60 accusi il colpo, da 54 a 47 con i 3 secondi che ha preso Crick magari qualcosina poteva cederlo o prendersi i prossimi GP con più calma e magari finire anche dietro a qualcuno che con foga tentava il colpaccio, perché fossero in pista solo Ruggio e Crick ovviamente non bastano, guadagnerebbe troppi pochi punti, e avevano fatto una grande selezione nei confronti di Emis e Tartaruga. Tuttora vediamo 8 secondi tra Crick ed Emis, quindi
mentalmente è stato l'unico momento purtroppo nella quale Ruggio non doveva fare quell'errore. È una curva difficilissima in trazione, per carità, il cordolo qui all'esterno è veramente infame, però amaramente è accaduto. Con le dovute proporzioni è un finale alla Prime League 2020 in cui era tra virgolette l'ultima bandiera per Canino di giocarsi il mondiale con Pozzluca. Andò per un errore ovviamente di Stefano male nei suoi confronti, errore di Ruggio, e quindi si dà la possibilità a Crick nel prossimo Gran Premio a vincere tranquillamente. Perché meglio il errore del pilota rispetto al finale un po' l'anno scorso, sì. L'abbiamo chiusa qui almeno per le telecamere, in realtà si era chiusa infrasettimanale con l'abbandono del campionato da parte di Fara per motivi lavorativi e la vittoria matematica per Gallians. Quell'anno sì, con Canino anche sfortunoso ci furono dei contatti con altri piloti, quindi andò decisamente male. È un peccato, ecco, solo questo per la Prime, che ha perso quel fascino del giocarselo all'ultima gara, poiché in quasi tutti gli altri anni, fatta eccezione anche per Pozzluca nel 19 in Messico, e se la sono sempre giocata negli ultimi due GP, tutti i vari campionati. Correggo, 20 nel sì, 19 l'ha vinto lui. Non so perché associo sempre Ferrari al 20, è difficile, non lo so. Tanto bandiera gialla, forse un Aston. Attenzione, non ho visto nessuno fermarsi. Intanto là davanti Tartaruga è arrivato su Emis a due giri per provare l'attacco. Forse Rudy, e era due da Roby, adesso a 3-7. Ha completamente mollato. Ruggio ha completamente mollato nei confronti di Roby. È un peccato. Quanti punti sono in più altri due? Invece che 8 sarebbero 10 punti, invece che in realtà 9 sarebbero 11 punti. Quindi due punti ormai ovviamente sarebbe difficile, perché in questo momento sono 8, no, 9 punti, 25 sono 16 punti che prenderebbe Crick nei confronti di Ruggio. 16 punti andrebbe Crick 2-8-4, Ruggio 2-1-3. Esatto. 71 punti presi, con dalla prossima gara 78 disponibili, quindi se non ne perde 7, anzi no, se Ruggio non ne chiude 14, alla prossima è chiusa. E ricordiamo ragazzi che Roby ha 10 secondi di penalità da scontare se finisce la gara. Intanto 3 secondi nei confronti di Upip per ammonimenti multipli. È andato lungo dopo aver preso 3 secondi. Arriva Ezio, quindi Roby andrebbe comunque in sesta posizione. Crick e passeggio anche, 5 secondi è arrivato, sì. Emis ne aveva 8, più i 3 secondi di penalità è virtualmente a 2. Deve stare attento sicuramente, penso che sia in totale controllo della situazione, però deve stare attento perché a giocare con il fuoco dopo un po' ti bruci, e quindi se fa un errorino, Crick ne fa veramente pochi, questa sera ne aveva commesso uno, come detto, 3 secondi di penalità, 4 e 9, è arrivato lunghissimo Emis, infatti l'errorino non l'ha fatto Crick, l'ha fatto Emis, è arrivato lunghissimo all'airpin, forse si aspettava un attacco da parte di Tartaruga, intanto switch di posizione tra il rosso e l'ex pilotino. Si aspettava forse un attacco da parte di Tartaruga, è andato molto molto pesante sui freni e all'airpin l'ha fatto completamente largo. Tartaruga parzializza prima della 130R, non vuole attaccare. Oh mamma mia, cosa sta facendo? Stanno giocando per il DRS. Ma dai, ma veramente? Ma veramente? Hanno giocato per il DRS. Non ci voglio credere. Che poi il gioco non è sempre fatto bene, non è sempre la linea posta a terra quella che te lo offre. Ma poi adesso vediamo. Emis va a prendere il DRS, pasta nei confronti
di Tartaruga, che ovviamente va a prendere Tartaruga ritirato, quindi Black Biagio andrà a prendersi la terza posizione. Beh, che dire, vostro onore, io non giocherellare in questo modo per poi chiudersi. Allora, diciamo, l'abbiamo detto di tante, commentiamo il finale, sì, e dai, poi magari via, facciamo un po' di salottino, commentiamo il finale con Crick che arriva adesso all'Airpin, anche perché adesso sono punti in più per Ruggio, vabbè, va lungo verso la 230R, una gara in cui l'abbiamo sempre visto là davanti. Il buon Crick ha fatto un piccolo errore, non ne ha approfittato Ruggio, anzi ha mandato completamente all'aria una possibile vittoria il pilota della Ferrari. Intanto penso che abbia fatto un errore, perché sta sprofondando nei confronti di Robby. Eccolo lì, sta arrivando Crick, e alla Caso Triangle arriva all'ultima curva, nona vittoria per il pilota della McLaren, che mette una seria ipoteca nei confronti del suo diretto rivale Lugio. Crick vince il Gran Premio del Sollevante in Suzuka, va a prendersi una meritata vittoria. Seconda posizione per Emis, terza per Black Biagio, quarto arriverà Robby. Ma cosa sta facendo? Ha finito la benzina, Lugio. Mannaggia, e quindi Robby arriverà quarto. Anche i dieci secondi non serviranno per poter diciamo scavalcare o perdere una... Oh mamma, giocavano tutti su una safety questa sera. Assolutamente, mi sembra di rivedere Budapest di quest'anno. Pro League Budapest. Arriva Upip e passa Ruggio. Passa Ruggio lungo. Attenzione, perché comunque a 3 secondi, a 3 secondi Upip, vediamo. 1 e 2, 1 e 7, 2 e 2, 2 e 8, 3 decimi. E quindi sesta posizione per Ruggio. Ricapitoliamo: primo Crick, secondo Emis, terzo Biagio, quarto Robby, quinto Upip, sesto Ruggio, settimo Giuliano, ottavo Tex, nono Ezio, decimo punticino per Alex Pilotino, il rosso undicesimo, dodicesimo ritirato Tartaruga e tredicesimo Naspaz. Raffa, considerazioni finali? Fino al 20, ma anche dopo l'errore di Ruggio è stato comunque un bel GP, per carità. Gli errori capitano, soprattutto a questi livelli. Tutto sommato stava oggettivamente spingendo per rimanere più vicino a Crick, e magari poteva comunque ancora forzare e ricacciare Ruggio fuori dai 3 secondi. Quindi ci può stare l'errore anche fino a quello con Ruggio. Non mi è garbato troppo per il modo nella quale io corro, di giocherellare troppo nel DRS, anche perché Emis si è abbastanza plafonato alla 130R. Poi vedremo i vari onboard dei piloti, se ci sarà qualcosa da recriminare da parte di Tartaruga, ma insomma, è un atto che porta a creare qualche situazione un po' pericolosa. Insomma, esclusi gli ultimi due giri, grandissimo livello da parte di tutti, nessun ritirato, nessuna safety car, quindi bravi ragazzi della Prime. E insomma, l'ultimo giro, che poi soltanto questo qui pro quo tra Emis e Tartaruga, che poi si sono sportellati alla 1 in una manovra da ultimo giro. Per il resto può capitare, insomma, l'errore di sbagliare il carburante giocando su una safety. Assolutamente, Ruggio purtroppo paga l'errore che ha fatto in trazione sulla gomma hard. Sicuramente ci sarà molto molto da analizzare sul piccolo, chiamiamolo errore, che c'è stato tra Emis e Tartaruga, perché anche se comunque è stata una manovra da ultimo giro, gli ha fatto quasi un break test. Se non fosse stato attento, come è stato Tartaruga, alla 130R ci poteva essere un contatto ancora peggio,
che poteva far andare addirittura Ruggio, se non avesse finito la benzina a podio, sarebbe stata l'apoteosi secondo me, cioè, l'avrebbero licenziati da Woking e dall'Alpine per una roba del genere. Però tutto sommato alla fine Crick vince, una prestazione che continua a far capire che pilota è Crick. Ruggio deve lavorare sull'attenzione di questi piccoli errorini che fa, perché sennò avrebbe un gran passo. È stato assolutamente nel primo stint in linea con il passo che aveva Crick con la rossa, e con la Hard stava facendo una gran gara, perché da 5 secondi e passa era arrivato a 2,9 con una gomma di svantaggio. Quindi il passo c'è per Ruggio. Comunque io direi che andiamo in pubblicità per poi andare con le interviste post gara. A tra poco. Prima di ciò ringraziamo Biagio, stavolta scherzo dalla chat, lo leggiamo anche a schermo, ha salvato il video della qualifica, quindi non cederà al podio come accaduto nel post gara a Monza. Non può collegarsi per l'intervista post gara, però è felice della prestazione, lo leggiamo anche a schermo, lo salutiamo, gli diamo appuntamento venerdì prossimo. Come detto da Doc, breve attimo di pubblicità, poi ci ritroviamo con i primi due allora classificati per le interviste post gara di questo ennesimo GP con la Prime League. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ciao Don Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta, Joe. State bene attenti. Un prodotto unico e bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no, babbo, non è possibile, no, babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Di nuovo in diretta in occasione con le interviste post gara per il Gran Premio numero 14 di 17 con la Premier League 2023-2024. Abbiamo qui con noi i primi due classificati. Cominciamo allora, come di consueto, dal primo ovviamente classificato, con Crick, che è stata una serata, forse l'unico errore che hai commesso, non hai fatto in tempo, diciamo, a pentirtene di quei 3 secondi che diciamo il primo rivale si è allontanato. Però a te per il racconto della serata. Abbastanza bene, se non che il primo giro mi sono dimenticato totalmente di attivare l'hotel app, me ne sono accorto tipo a metà giro, allora sono rientrato, sono riuscito con le stesse gomme, e infatti il tempo non era proprio ottimale, però mi volevo, appunto, volevo tenere un altro paio di set di soft per la gara, volendo partire già, avendo l'intenzione di partire con le soft. Faccio il giro di qualifica, è andato tutto bene, prendo la pole, partendo davanti, partendo con le soft, volevo cercare di fare un po' quello che faccio sempre, cioè dare lo strappo e poi, cioè, fare un po' di selezione, se qualcuno riesce a restare dietro bene, se no provare ad andare via. E vedevo che Ruggio ne aveva, cioè Ruggio ha avuto una prima parte di gara in cui era avvantaggiato dall'avere più grip delle soft, ma non appena avevano iniziato ad avere usura lui recuperava, tant'è che ho dovuto dare sfogo all'ERS per tenerlo fuori dal DRS fino a quando non sono rientrato ai box. E poi secondo me ho sbagliato strategia mettendo le medie col senno di poi, perché ero convinto si degradassero di meno da quello che le avevo provate, invece oggi non ho perso tanto subito, e infatti Ruggio con le hard stava arrivando, ho preso l'errore sì dei 3 secondi, e lì ho detto va bene, tanto cioè, a livello di campionato andava bene anche una seconda posizione, non era un problema, e quindi mi ero messo tranquillo. Anche dopo 2 curve guardo lo specchietto e vedo che Ruggio praticamente si stava girando su se stesso, e quindi basta, poi ho puntato solo a chiuderla, portarla fino alla fine. C'è stato un brivido alla fine che ho preso tipo
Stavo per prendere 5 secondi per un sorpasso illecito su Naspaz, dove infatti non sapevo se fermarmi ad aspettarlo o meno, contando che era doppiato, perché avevo paura che Amis mi prendesse. Infatti mi sono fermato, però era 5 secondi, poi purtroppo è successo quello che è successo con Tartaruga, e quindi poi ho finito con ampio margine. Quindi direi va bene così, peccato, peccato per come è finita la gara, perché ci stava questa sera un 1-2 McLaren, secondo me era molto fattibile. Molto bene, grazie mille Crick. E allora veniamo a Emis, secondo classificato per questa serata, autore di una strategia anche simile a quella di Crick, diciamo anticipando un po' i tempi, giusto questo del primo stint. Sì, niente, come al solito oggi in partenza peggio che mai. E vabbè, è andata così, poi è lì comunque mi è costato caro, perché partire con le rosse e poi stare dietro a due macchine che stavano con le gialle non è stato, insomma, un bel piacere. E poi purtroppo c'è stato quel mezzo errore sulla chicane finale che mi sono costati la bellezza di quasi 5 secondi. E poi niente, io ho visto, rivisto, sicuramente mi farà disputa, ma io ho rivisto il video e io comunque lo spazio, non ho chiuso la traiettoria interna all'entrata della mia curva, io lo spazio l'ho lasciato. E comunque le due ruote si sono toccate, già prima mi ha toccato leggermente prima di entrare. E lui, ho visto che ha toccato la sua anteriore sinistra con la mia posteriore destra, credo che sia stato quello il contatto. Però io ripeto, lo spazio, almeno da quello che ho visto, gliel'ho lasciato, non gli ho chiuso completamente la porta, e mi dispiace, insomma, ecco, non è da me, insomma, buttare la gara degli altri. Quindi tutto qua. Forse riguardando la gara, forse sì, alla fine forse si poteva fare a quel punto più che rossa gialla anche rossa bianca, perché vedevo che la bianca comunque alla fine forse era la gomma migliore. Io le ho provate tutte e due, mi sembrava alla fine sì, la differenza era minima, e quindi ho voluto rischiare con questa strategia qui, visto che comunque poi nella seconda parte di gara il tempo si è coperto, quindi ho detto proviamoci, vada come vada. Niente, tutto qua, altro non ho nulla da dire, insomma, ecco. Molto bene, e dalla chat eletto il driver of the day un ex aequo tra Biagio e Robby, autore di una bella gara. Biagio terzo posto, ma che purtroppo, ecco, come detto in precedenza, non si è potuto riuscire a collegare. Skymish, come si entra nel campionato, ti hanno già risposto i ragazzi, basta che ti registri sul sito e c'è tutto l'iter per poter entrare. Domanda per Crick da Gallians: quando lo vinci sto campionato? Beh, insomma, Rugio dalla chat esordisce: non ti prendevo, Crick, è un'addizione per recuperare il carburante. E insomma, credo la prossima settimana o Qatar, quando lo vinco, speriamo. Non dico niente, non mi espongo troppo, visto che le uniche volte che mi sono esposto non sono iettata, vedersi Olanda eccetera. Quindi sì, in teoria, se comunque non commetto errori, cioè ormai basta portarla al traguardo. In teoria adesso non so quanti punti ho preso da Rugio, considerando che purtroppo River si è dovuto ritirare, cioè penso che non so quanto sono, 50 e qualcosa. Prima di questa gara eri a 54. Vediamo il post gara, credo che almeno 10 punti anche questa sera li hai guadagnati. Attendiamo il post gara, sicuramente compiere 60 punti. Sarebbe bello Qatar, adesso vediamo se riesco ad esserci, perché il 2 sarebbe il mio compleanno, quindi forse in teoria dovrei saltarla. E qui cambia la scena. Quindi vediamo cosa riesco a fare. Se no sarebbe bello portarselo già a casa, così festeggio compleanno e vittoria del campionato, dai. Ho visto che allora, per il campionato non c'è troppo da quale parlare. C'è Antonio Giuliana dalla chat che domanda per Crick: ti piace il test che hanno fatto Norris e Piastri? I test che hanno fatto Norris e Piastri? Sì, i test che hanno fatto in Bahrain in questi tre giorni, no? Sì, sì. Li ho seguiti qualcosina, contando che lavoravo, non sono riuscito. Però sì, cioè io comunque non sono un tifoso McLaren. Ho la McLaren perché mi è stata scelta.
Però sì, li ho visti, sembrano buoni, comunque mi sono concentrato più su quelle che erano, diciamo, i test della rossa e su come è inevitabile che il ragazzone sia sempre il più sfigato del gruppo. Però vabbè, vediamo come andrà la stagione. Ma tutto anche te hai avuto modo di seguire i test, qualche parere, insomma, qualche osservazione? Io credo che... comunque il punto di riferimento resta la Red Bull e credo che in questo momento la seconda forza sia la Ferrari. Io credo che sono ottimista comunque, quindi sicuramente vedremo una bella gara, non noiosa come lo scorso anno. Non lo so, vedendo la faccia di Lambiase dopo gli 8-10 minuti da Max agli altri, non lo so, però speriamo bene. Ma io sono abbastanza ottimista, ripeto, ovvio che la favorita resta sempre comunque la Red Bull di Max Verstappen, non di Perez. Detto questo, vediamo, aspettiamo sabato, visto che anticiperanno la corsa sabato. Doc, hai qualche dubbio che vuoi toglierti con i primi tre con i primi due in realtà classificati? No, l'unico dubbio che mi voglio togliere è: perché a sabato? Per il Ramadan. È il Ramadan. Sì, per il Ramadan. Ramadan è anche per una questione logistica. Perché c'era il discorso che Jeddah ricadeva con l'inizio del Ramadan, forse? Questo è domenica 10, si ricorre, quindi probabilmente staranno fermi, ecco perché si prendono un giorno di Ramadan, forse, quindi non avrebbero il tempo per trasferire, forse, la sto butta lì, non lo so. Molto. Quindi si prende una domenica pausa, credo, col discorso del Ramadan. Rapido, molto bene, allora direi che siamo in conclusione. Grazie Crick per essere stato qui con noi in questo Pasquera. Grazie a voi ragazzi. Grazie ovviamente anche a te. Grazie Roshi. Grazie. E a Dottor Log. Grazie Doc, buonanotte. Grazie a tutti voi e speriamo a questo punto che vada a festeggiare il compleanno Crick. Se non lo festeggia, lo portiamo noi a festeggiare. Meno si riapre il campionato. Credo che Ruggio abbia già programmato il volo. Dipende dove si effettua, in realtà. Lo vado a festeggiare sicuro. Dipende se riesco a ritagliarmi il tempo. Chiediamo a Padolato di pagargli un weekend. Facciamo qualcosa. Ma per venerdì facciamo un fine settimana lungo ad Amsterdam. Glielo regaliamo. Ruggio è il primo sponsor per questo viaggio. Volentieri, l'accetto volentieri. Molto bene, ringraziamo ovviamente anche la Badolato Corporation, no vabbè, tutti gli organi che si sono avvicendati nel corso di questa settimana con i campionati. Per quanto riguarda ovviamente il proseguo con la stagione FIT, se rimane sempre qui a Suzuka in Giappone, lunedì con la Sport, martedì la Pro e mercoledì la Master. La Prime invece la ritroviamo venerdì prossimo, spostandoci per la prima volta anche per questa categoria in Qatar con questo nuovo GP. Peccato a non avere, ecco, in effetti anche Las Vegas per avere una pista in più nuova, però vabbè, per quest'anno è andata così. Anche da parte mia, Raffaele Lelli, per voi Rossi è tutto, grazie per averci seguito, chat sempre bellissima, grazie per tutti gli spunti, ci vediamo quindi, come detto, sui vari social, Instagram, Telegram e sul sito www.forumitalianteam.com. Grazie di nuovo a tutti e buonanotte. Ciao. Ciao.